io ho avuto per anni la paura di dire chi e cosa ero ai miei amici. Non ci dovrebbe essere bisogno né di Chimera Arcobaleno, né di Arcigay, né di tutte le associazioni che compongono il mondo LGBT a livello mondiale. Non ci dovrebbe essere bisogno di leggi, perché dovremmo fare affidamento sull'intelligenza delle persone. Mi piace raccontare che con i miei, ma soprattutto con mia madre, è stato un percorso, un cerchio che si è andato a chiudere 3 anni fa, perché inizialmente un po' fuorviata anche da quello che è il mondo che si vede in televisione, che non rispecchia totalmente la realtà. E la sua paura era che io mettessi i tacchi. E fino ad arrivare poi anche ai suoi ultimi giorni, che il suo ultimo discorso che gli ho sentito fare era sì rivolto a me, ma al mio compagno, era mi raccomando Andrea, fallo stare bene, tieni di conto perché è il mio bambino. Quindi questo è stato il suo ultimo, lì si è chiuso il cerchio. I miei amici fondamentalmente non hanno mai fatto problemi, hanno potuto vedere la quotidianità di una coppia che non abbiamo 4 braccia o 5 gambe, non facciamo cose strane, anzi tutti i mesi arrivano le bollette e tutti i giorni c'è da fare cose di casa, pensare alla spesa e la quotidianità di una qualsiasi famiglia, perché poi questa è una famiglia e c'è bisogno di fare coming out, c'è bisogno che non sia più un evento, ma uno lo prenda come come dire mi chiamo Gianni. E siamo costretti a lottare ancora per poterci tenere per mano in strada. Siamo costretti a lottare per non sentirci dire ancora che i Pride sono carnevalate, che bisognerebbe andare in giacca e cravatta, che la libertà è un qualcosa che ancora fa paura. Purtroppo ancora siamo a questo livello e c'è bisogno del coming out, perché c'è bisogno che le persone non si vergognino di vivere il proprio essere, il proprio modo di vivere, la propria sessualità. Non c'è vergogna e soprattutto non è un crimine, perché non facciamo male a nessuno. Ad Arezzo però c'è uno sportello per tutte le vittime di omofobia. Come funziona? Chiunque può entrare liberamente senza appuntamento e il tutto si svolge in totale anonimato, quindi non vengono presi nomi, nominativi, non viene fatto firmare niente. Uno può arrivare per qualsiasi problema riguardante la propria omosessualità, la sfera privata, la sfera lavorativa, e noi da lì vediamo come mettere in atto i nostri contatti, o legali o medici, oppure semplicemente diamo un consiglio.